Eccoci, ci siamo. Allora, la formazione è come la corsa. Perché funzioni e perché cominci a dare dei risultati, devi praticamente, come nella corsa, rompere il fiato. Cosa intendo? Intendo questo, cioè, se tu fai una giornata di formazione oggi e poi per un anno, 2 anni, 3 anni non fai più niente, pertanto che il formatore sia bravissimo, meraviglioso, coinvolgente, che il tema sia veramente strepitoso, che riesca a infilare la mano, andare a fondo nella pancia della gente e riesca a cambiargli la percezione di quello che stanno facendo e di chi sono, pertanto che uno veramente sia fantastico, beh, dura il tempo che dura. Ora, la corsa è la stessa cosa, no? Finché tu non rompi il fiato, no? Riesci a correre poco, no? Magari il primo giorno corri 10 minuti, poi un quarto d'ora, poi 20 minuti, poi un'ora e poi corri, ok? Tipo Forrest Gump, quindi corri, Forrest, corri. La formazione è la stessa cosa. Nella formazione bisognerebbe fare la giornata di formazione, poi dei follow-up e poi dei richiami comunque, no? Per cui rimanere all'interno di un circuito, forse anche questo che sto cercando di fare con voi adesso in questo periodo, è quello di essere agganciati comunque a un video, una pillola, 30 minuti, cioè 2 minuti, 3 minuti al giorno, ma rimanere dentro nel concetto di formazione, di crescita personale, di sviluppo del proprio business. Perché nel momento in cui, pertanto, ripeto che uno possa essere bravo, poi la vita ti prende, poi hai 3.000 cose da fare, poi ti dimentichi, poi arriva un'altra formazione, allora lì si entra nel circuito dei corsisti di professione, come li chiamo io, no? Cioè fare un corso oggi, un corso domani, un corso dopodomani, ma sempre di temi diversi, sempre con consulenti diversi e quindi crescono poco, no? Perché ogni volta è come se tu buttassi un seme, poi pigli, te ne vai e non gli metti più l'acqua. Ok? Sì, magari qualcosa germoglia, perché magari piove e quindi qualcosa ti va a germogliare, ma se non c'è la continuità, butti semi di vari formatori, semi di varie società. E un po' di marketing, un po' di questo, un po' di quello, un po' dell'altro, poi però poi pigli e vai via e non gli dai l'acqua. E allora è come un orgasmo, come dire, un coito interrotto praticamente, no? Cioè prendi e te ne vai nel momento del più bello. È lì che bisogna poi investire, no? Andare avanti, perché in quel momento è proprio il momento in cui si rompe il fiato, ok? Quindi cercate di stare all'interno di un circuito, no? Dove comunque ci sono stimoli continui. Ieri appunto parlavo con un manager e mi diceva che il corso che avevo fatto tipo 5 anni fa, una cosa del genere, aveva prodotto dei grandi risultati, no? Poi però, ho capito, poi però sono passati 5 anni, adesso va bene che io sono brava, però 5 anni sono 5 anni. Quindi cerchiamo di tenere un ritmo un po' più serrato, no? Nella formazione, perché sennò non ce la si fa. Ciao, buona giornata.